dare una luce sfavillante, festosa, molto brillante, e ha una valenza sia, diciamo, illuminotecnica, ma anche una valenza spaziale, una valenza volumetrica e forse anche una valenza di, diciamo, di generare meraviglia. Un po' di anni fa eravamo rimasti molto colpiti da, diciamo, di questa meraviglia delle lente fresche. Attraverso una scomposizione geometrica si riesce ad avere la stessa qualità ottica di una lente, però in una superficie molto piatta. La curiosità ci aveva portato a capire come era una lente fresca, ma senza un motivo particolare. Non c'era il brief all'epoca di fare un lampadario. Però poi quando è arrivata il tema del lampadario, subito nasce questo collegamento, dici forse si potrebbe fare. Quindi attraverso la lente Fresnel avrei potuto riuscire a generare questa meraviglia di tanti punti di riflessione della luce con una sola lampadina. Liberare del peso del cristallo e donare in questo modo un po' di modernità. Essere moderni nel campo del lampadario significava per esempio dare valore a tutta una serie di cose, cioè un lampadario, perché un lampadario in cristallo oggi non è più proponibile, perché è troppo costoso, troppo difficile da maneggiare, troppo difficile da produrre e troppo difficile da montare. Quindi si trattava di scomporre tutte le varie fasi che portano poi all'oggetto lampadario e cercare di modernizzarli, quindi trovare un materiale più leggero, un modo di assemblarlo altrettanto riducibile a una serie di moduli ripetibili nello spazio e alla possibilità di ridurne gli imballi e di semplificare il montaggio. La idea costruttiva che abbiamo seguito fin dall'inizio era quella di riuscire ad avere un elemento unico e poi una struttura centrale fatta con una tecnologia più flessibile che ci permettesse di variare le sue dimensioni. Quindi questi tre elementi, la struttura flessibile dal punto di vista, insisto, produttivo, un modulo altamente tecnologico però producibile in serie e le fonti luminose. Cercavamo di fare questo modulo per iniezione plastica iniettata, quindi attraverso uno stampo fare un modulo unico dove le lenti Fresnel venissero stampate in una faccia di questo modulo, quindi un pezzo unico che risolvesse tutte le problematiche di aggancio sulla struttura e gestione della luce. L'idea era quella di mettere sulla foglia un certo numero, non di lenti Fresnel, ossia per aumentare sempre di più questa moltiplicazione del punto luminoso, ma anche per una necessità proprio diciamo di tipo tecnico e matematico e ottico. Essendo la lente molto sottile ed essendo la lente Fresnel basata su una profondità di gole e di avvallamenti, riducendo lo spessore della lente diminuiva anche la dimensione che questa lente poteva avere. Le condizionanti tecniche che facevano sì che questo fosse producibile in plastica generava un certo pattern, una certa connotazione formale molto particolare. Si è fatto un primo prototipo, questo prototipo ci era stato presentato una specie di venerdì, perché lunedì per arrivare al salone bisognava lanciare degli stampi. Gli stampi erano veramente molto costosi e il risultato, sebbene non ce l'avevamo mai detto, perché non avevamo forse il coraggio, non ci piaceva fino in fondo. Quindi quel weekend è stato un weekend molto tormentato. Molto tormentato. A questo punto Francisco ha avuto un'intuizione, ha detto perché non, anziché realizzare un unico stampo che comprendeva un elemento di sostegno per l'attacco e due foglie, non spezziamo questa azione in tre parti. Quindi abbiamo detto forse non è la tecnologia adatta per fare questa idea, la plastica iniettata, se no passare alla produzione delle specie di film attraverso presso stampo, dove la qualità ottica era eccellente
Però c'erano un milione di nuovi problemi, come tenere questo specie di film molto sottile nello spazio, eccetera. Quindi quel weekend ci ha lavorato come dei pazzi per riuscire a tirar fuori il prototipo che ci facesse intravedere una possibile uscita a questa situazione. E devo dire che Lino Luceppane è stata molto aperta, molto brava a fermare un processo che aveva un anno di sviluppo, di costi ed energie. Avendo questi lenti più sottili, abbiamo deciso come di generare una piccola bombatura attraverso una piega, quindi questi due elementi, foglia più grande, foglia più piccola, che fa due layer diversi, due livelli diversi, che in questo modo ci hanno permesso di coprire la fonte luminosa al 100%, diciamo la lampadina al 100%, che era la sfida più dal punto di vista geometrico più complessa che abbiamo affrontato. La lampada è una lampada tutta aperta, pur essendo coperta la vista in modo intelligente la fonte luminosa, e per cui si determina un elemento che già di per sé è come esploso nello spazio. Tutta questa complessa operazione spaziale è permessa da una struttura che è stata studiata ad hoc. La struttura è anche in sé un'idea molto complessa geometricamente, molto semplice nel modo di produrre, nel senso che è fatta con la mira tagliata, va bene, all'inizio tagliata a laser, poi con una tranciatura e piegatura, che attraverso degli angoli di piega, diciamo gli angoli di piega verticali, questi due angoli di piega che ha qua, permette di posizionare questo piano con un angolo perfetto nello spazio. Questo elemento è sempre lo stesso da un punto di vista concettuale, ma cambiano magari le lunghezze, gli angoli, eccetera, secondo delle logiche molto semplici che le nuove macchine di produzione e controllo numerico conseguono. La lampada è talmente meravigliosa e semplice nella sua realtà che anche il suo montaggio avrebbe dovuto rispecchiare questa fase, questa idea di semplificazione, di elementarizzazione dei problemi. Ovviamente dietro a tutta questa progettazione che si sviluppa poi nella soluzione di problemi molto precisi e di tecnologie sofisticate, c'è anche invece tutta una nostro background culturale, per cui nel concepimento delle forme e nell'immaginazione di queste forme entrano vari fattori che vanno dal mondo organico delle diatomee con le loro strutture geometriche che tu vedi e leggi al microscopio, alle sperimentazioni nell'arte fatte da Calder, le opere di Frank Stella che mette in relazione forme organiche con forme più geometriche che ricordano un po' anche questo rapporto fra l'aspetto, diciamo, più meccanico della struttura e l'aspetto più organico delle foglie. Noi non scegliamo fra un mondo e l'altro, ma le mettiamo in relazione. Sono tutti modi di approccio che sono presenti nella nostra mente e che ci hanno aiutato nella progettazione. Sempre dal punto di vista dell'essenza, sicuramente le diatomee è un mondo meraviglioso fatto di elementi minuscoli, però noi non riprendiamo le loro forme, se non la loro essenza, che se uno riesce in qualche modo a cogliere queste essenze, anche se siano diverse, poi risolve i problemi con un po'